You ass, come here, ass, fuck. E poi perché secondo me i fumatori hanno una caratteristica che sta diventando sempre più rara. Sono umili. A differenza di tante altre categorie, grillini, ambientalisti, femministe, vegani, gay, tutta gente che si sente migliore degli altri. Il fumatore no. Il fumatore sa di essere una merda. Ed è per questo che non rompe i coglioni. D'altra parte, ormai siamo diventati consapevoli, sono decenni che ci denigrano. Che poi pensarci bene, prima non era così. Cioè, se ci pensate, negli anni 70 l'uomo era figo se fumava la sigaretta senza filtro. Negli anni 80 se faceva gli anelli di fumo. Nel 2000 l'uomo ha cominciato a vergognarsi di fumare. Però si sfoltisce le sopracciglia, cioè veramente. Ed è veramente un peccato che i fumatori si vergognino. È un peccato perché i fumatori in realtà hanno grandissime qualità. Prima di tutto siamo diventati molto educati. Da fastidio se fumo? Siamo abituati a chiederlo sempre, sempre. A voi qualcuno va mai chiesto, da fastidio se scopo tua moglie? No, no, ovvio che sono domande retoriche, sono domande formali, cioè non è che uno si aspetta la risposta. Che so, io l'estate scorsa ero in pizzeria, mi sono accesa una sigaretta, ero all'aperto, mi sono girata alla signora accanto e ho detto, da fastidio se fumo? Sì. Ora, per fortuna c'erano i passacenere, se no gliel'avrei dovuta spegnere in faccia, ecco. Perché il fumatore, se non lo stuzzichi, è anche una persona mite, ma di più il fumatore è un romantico. Il fumatore si ricorda tutti i momenti più belli della sua vita, perché li ha celebrati con una sigaretta in bocca, no? La sigaretta dopo la laurea, la sigaretta dopo la prima giornata di lavoro, la sigaretta dopo una scopata. Questo è un po' banale, ma considerate sempre che c'è anche gente che deve festeggiare di avercela fatta, cioè, che non si sa mai, insomma, non sai mai come va a finire. I fumatori hanno tante qualità. Io mi ricordo, per esempio, in quanto romantica, che stavo fumando una sigaretta proprio mentre parlavo con la mia migliore amica che aveva appena partorito. Ora immaginate questa bella donna che ha appena partorito con la faccia luminosa, il viso luminoso, lo sguardo radioso, bellissima, che mi diceva... Non sai, Velia, quanto è bello. Dico, no, non lo so. No, ma davvero non sai, è veramente bellissimo. Dico, no, non lo so. No, ma non sai quanto è bello dopo aver partorito fumasse una cazzo di sigaretta. Capite? È un atteggiamento veramente celebrativo delle cose. Ora, capisco che qualcuno di voi magari starà pensando, Velia, ma che stai dicendo? Ma fumare fa male. Perché c'è sicuramente qualcuno che lo sta pensando, c'è sempre quel rompicoglioni che deve far presente al fumatore che fumare fa male. Va bene, sì, anche ammesso che fumare faccia male, ma io ho scelto il mio stile di vita e ogni stile di vita è una scommessa sulla morte, cioè anche se tu fai 50 km di raccordo ogni giorno e mentre guidi stai là al telefono che parli, con una mano chatti, con l'altra te scaccoli, stai comunque rischiando, stai comunque scommettendo, oppure no? Tutti ci sentiamo grandi piloti, tutti non abbiamo paura del pericolo, ci sentiamo tutti grandi piloti. Chi pensate di essere? Senna? Villeneuve? No, ma ora anche senza essere macabra, anche senza considerare uno che è morto durante un Gran Premio, chi pensate di essere? Schumacher? Ora... Il fumatore è anche una persona molto, molto, molto motivata, no? Gente che scende di notte sotto la pioggia in pigiama pur di non rimanere senza le sigarette. Ora per dire, un atleta non si allenerebbe mai per dire a Ferragosto sotto 40 gradi, no? Ecco, io mi ricordo un'estate in cui mi sono fatta tutto il litorale laziale a piedi, da Terracina a Sperlonga, cercando un tabaccaio. E mi ricordo che sono tornata a casa pelo, che stava morendo nonna. Pensa, se moriva nonna io non c'avevo le sigarette, capito? Non si può, perché la sigaretta è un buon rimedio per tutto, veramente, è un buon rimedio per tutto. Cioè tu al fumatore gli dai da fumare e lui sta buono, è autonomo, sta per conto suo. È come quando dai il ciuccio a un bambino, no? O la tetta a un uomo, o il pisello a una donna. Si mettono là, buoni buoni, ciucciano e si rassicurano. Le statistiche parlano chiaro, nessuno è mai morto mentre fumava una sigaretta, mentre molti ad esempio muoiono in bicicletta. Allora io avevo pensato di scrivere un libro veramente a favore dell'umanità.
È facile smettere di andare in bici se sai come farlo, perché io fumo, ma mi preoccupo anche molto degli altri, sono una persona per bene, i fumatori sono delle persone per bene. Devo dire la verità, però c'è solo un caso in cui il fumatore diventa proprio una brutta persona: quando ha una relazione con un non fumatore. Cioè proprio la relazione fumatore e non fumatore è proprio un incastro perverso, è proprio roba da manuale di psichiatria, è una cosa terrificante, perché il non fumatore ti costringe a vivere una vita di menzogna. Velia, hai fumato? Velia, ti prego, non fumare. Tesoro, dimmi la verità. Ok, ho scopato col vicino. Ma perché? Perché l'hai fatto? E mi ha offerto una sigaretta!